Massimo D'Alema, che figura di merda che hai fatto nell'intervista con Diego Bianchi il 9 settembre a Ostia 2011, quando lui ti ha chiesto che cosa ne pensi dei matrimoni omosessuali e tu improvvisamente hai portato il tuo sguardo verso il basso, dove si vedeva chiaramente che tu stavi pensando: che cazzo rispondo adesso? Abbiamo i cattolici e non li possiamo scontentare. Abbiamo i froci, perché hai pensato proprio così, abbiamo i froci, questi quattro rompicoglioni di merda che ci rompono il cazzo. Cosa dico adesso? Che cosa dico? Allora hai cominciato col dire che naturalmente ci sono delle altre priorità in questo momento, il governo sta discutendo la crisi economica. Che scivolone! Che scivolone, Massimo! Ma non lo sai che tutti gli omofobi rispondono sempre così? Quando si tocca qualche argomento che ha a che vedere con la comunità LGBT e non soltanto gli omosessuali, perché la sessualità è molto varia e articolata e complessa, come il PD, come tu dici, che è un partito complesso, ovvero sia non vogliamo scontentare nessuno per perdere elettori. Vabbè, comunque. E tu eri lì che facevi l'equilibrista, non sapevi che cosa rispondere, quindi hai detto la cazzata più ovvia che dicono tutti gli omofobi, e cioè che esistono altre priorità prima di quelle. Poi hai richiamato il concetto di famiglia come unione tra uomo e donna finalizzato alla procreazione. Ma quando mai nella Costituzione c'è scritta questa cosa? Vabbè, il Fatto Quotidiano ha scritto un articolo su questo spiegandoti che non hai letto la Costituzione, in poche parole, perché non è così. Tra l'altro, l'articolo 29 della Costituzione, cioè non solo l'articolo 29, ma in nessun punto della Costituzione c'è scritto che per sposarsi bisogna che uomini e donne si sposino tra loro. Dice che uomini e donne in età adulta possono sposarsi e fare una famiglia, ma non dice che devono sposarsi fra loro. Certo, dici tu, non lo dice perché è stata fatta nel 48, per cui non si poteva immaginare, allora d'accordo, però non lo dice, in ogni caso non lo dice. Vabbè, ma sorvoliamo, io ti ho visto teso, Massimo, io ti ho visto teso, io sentivo che dentro di te c'era una spinta che premeva e diceva: ma andate a fare in culo, froci di merda, non mi rompete i coglioni. Ah, allora dillo, Massimo, fai un proclama, liberati da questo peso, fa niente, se poi intanto la figura di merda l'hai già fatta, almeno così fai una figura più dignitosa, perché viene fuori il tuo vero sé. Io, subconscio, non so, non l'ho studiata la psicoanalisi, però voglio dire, quella roba lì, no, che sta dentro e preme, finalmente esce e tu puoi goderti una vecchiaia dignitosa e serena senza ingannare nessuno, perché tu sei un burocrate e fai il burocrate e pensi da burocrate, non hai mai detto in vita tua una parola che fosse un tuo sincero pensiero, sempre lì a fare lo stratega, il burocrate stratega di Gallipoli. Dai, dai, vivi la vita che ormai ti stai avviando sul viale del tramonto, sei ingrigito, che cazzo te ne frega oramai, il più l'hai fatto, soldi li hai, la barca ce l'hai pure, vai al mare, divertiti, però fallo da uomo dignitoso, no? Che dice quello che pensa, una volta nella vita di che i froci ti stanno sul culo e basta, e ci ridiamo sopra, tanto non sei l'unico, no? Via, dai Massimino, fai il bravo, di quello che pensi veramente. Vabbè, ti saluto, guarda che terapeutico, ti fa bene Massimo, ti fa bene. Saluti da Maddalena, da Maddalena, 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 Maddalena. Ah, che coincidenza, sarà mica un segno.